non voglio scontare il mio prodotto perché ecco. Tolgo valore, ma perché le persone non la prendono, ma non è vero! Eccoci qua! Siamo tornati? Sì, siamo tornati! Dobbiamo fare impazzire il microfono, Giulia, perché sì. Oggi abbiamo fatto degli improvement clamorosi. Sì, sì, ogni volta spendiamo soldi per fare meglio questo webinar. Tra l'altro, Giulia, guardavo i webinar scorsi, cioè sì. I primi video che abbiamo caricato, e sembriamo due mummie. Cioè, abbiamo fatto dei salti, dei passi da gigante. Sì, 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 ormai ci abbiamo preso gusto, secondo me ormai siamo carichi duri. E forse stiamo parlando da soli, quindi scriveteci intanto. Allora, se ci sentite barra ci vedete una delle due cose, tutte e due le cose insieme, scriveteci in chat perché abbiamo bisogno di saperlo, soprattutto oggi che abbiamo dei nuovi microfoni, visto che si sentiva poco e male. Esatto, magari adesso si sente peggio, quindi fatecelo sapere. Giulio dice, si sente, bene Giulio. Spero che tu ci veda anche, così saremo a cavallo. C'è sempre questa cosa che ci dicono, si vede, si sente, noi dobbiamo chiedere, ma si vede anche, si sente. No, va bene, dai, intanto ci si sente, quindi il microfono, i miglioramenti del microfono hanno dato i loro frutti. No? Tutto. Grande Giulia. Ottimo. Bene. Giulia, che piacere ritrovarti qui. Che bello. Oggi temo che sia il mio ultimo webinar. Ah, mandiamo Luca via da qui, finalmente, rimango solo io. Prima è stato lui a mandare via me e adesso sono io che mando via lui. Ma come farai senza di me? Ma poi per due settimane, per cioè, due settimane, ma come ti permetti? Io me la telerò. Purtroppo, ragazzi, dovrete fare il webinar con Giulia e ho degli ospiti a sorpresa. Attenzione. Quindi no, vi lascio in buone mani. Ma, Giulia. Prima di partire con lo straordinarissimo webinar di oggi, vogliamo spiegare ai nostri amici da casa che da ci casa. Seguono da tanto tempo qual è l'idea dei nostri webinars / lives? Esatto. Sì, dai, lo spieghiamo un'altra volta, perché se c'è qualcuno di nuovo qua bisogna che glielo diciamo cosa abbiamo in mente, cosa facciamo ste cose a fare. Allora, noi vogliamo distruggere la convinzione che il marketing siano solo i maledettissimi guru. Fuffa guru. Il marketing, ragazzi, non è no. Quello che vi raccontano i fuffa guru, purtroppo. Esatto, anzi è completamente il contrario, probabilmente. Quindi, esatto, smettete di pensare che il marketing siano i guru che hanno la soluzione pronta per voi per comprarla. Sì. Esatto. Abbiamo fatto questi webinar perché ci siamo strarotti le scatole di questi guru che vi dicono come fare marketing digitale e non, hanno tutte le soluzioni in tasca, sanno tutto di qualunque cosa e vi vendono il modo per farlo. Poi la loro azienda fattura perché vende videocorsi su questo, non perché hanno messo in pratica e fanno esattamente quello che vi dicono, ma in generale perché vi vendono poi questa fuffa qui e voi ci credete anche. Esatto. E il giorno dopo probabilmente sono passati dal marketing digitale alle cripto a qualunque altra cosa altre, gli possa comunque portare più soldi in no, tasca ragazzi, a loro. Non si può andare avanti così. No. In questi webinar, Giulia, abbiamo due cose straordinarie. Una la vedete qua davanti, è il pulsante della vergogna, ma ancora di più abbiamo il bastone della vergogna in versione allungabile, perché c'è stato un periodo che invece era la versione economica, era la versione eco. Esatto. E invece oggi si allunga anche, quindi perfetto. Esattamente, con questi due aggeggi noi andiamo a smontare tutte le affermazioni, tutte le convinzioni false nell'ambito del marketing digitale, ma soprattutto, Giulia, mi viene da dire che noi non abbiamo la verità in tasca, noi proponiamo quello che abbiamo visto in tutti questi anni di marketing, sì. E poi se qualcuno non è d'accordo può alzare la mano e dire io non sono d'accordo con voi perché nel mio progetto / ho visto che ha funzionato diversamente. Noi andremo a vedere se... Vogliamo capire perché, cosa sta succedendo, cioè indaghiamo a fondo nelle cose, non rimaniamo sempre in superficie dove ci sono tutte le ipotesi del mondo, bisogna sì. Capire perché le cose funzionano così, esatto. I grandi perché della vita, esatto. È un webinar filosofico. Le affermazioni da domani bisogna vendere
ai ticket, perché c'è stato un periodo, ragazzi, incredibile. Ciao Paolo, che ci dice il pulsante anti-guru, che figata. Ciao Paolo. C'era il periodo in cui Big Luca diceva che bisognava vendere ai ticket, e quindi tutti provavano a vendere roba ai ticket. Ragazzi, queste cose vanno contestualizzate, quindi non esiste l'assolutismo del si fa così, si vende ai ticket, va tutto contestualizzato e noi cercheremo di farlo. Assolutamente sì, anzi, infatti, oggi che parliamo di offerta, il tema del pricing ne discuteremo tantissimo, perché non c'è la soluzione uguale per tutti, ragazzi, e poi vendere a un prezzo alto è difficilissimo, sì, davvero difficile. Va contestualizzato nella strategia, business che avete, cioè dipende da tante variabili, e quindi oggi comunque lo vedremo. Vediamo, okay. Oggi ne parliamo. Paolo dice, come è stato, tutto bene? Sono il buon Paolo delle landing lunghe. Paolo. Ciao Paolo, ciao, di nuovo. Paolo. Oggi fate analisi di landing. Ragazzi, non ho mangiato io oggi. No. Quindi, Luca deve andare in ferie, uno, perché ormai non l'abbiamo perso. E due, fa anche i digiuni intermittenti. Vi asciugherò come like not tomorrow. Quindi, esatto. Mi dispiace, quindi, per voi. Oggi non si può parlare di cibo, ve lo dico. Vietato. Oggi fate analisi di landing. Una personale che ho fatto in settimana, mi piacerebbe mostrarla. Allora, Paolo, vediamo, perché oggi il tema è particolarmente lungo e complesso, quindi vediamo se ci manca, se abbiamo del tempo. Giulia dice, fai leggere la Giulia, ecco. Giusto. Comunque, dove eravamo rimasti, Giulia? Mi sono perso. Niente, dai, allora dobbiamo dire le solite due o tre cosine prima di andare nel succo della... Nel dentro dell'oggi. Allora, il libro di Luca, che non sappiamo ancora indicare, dopo N puntate, è questo qui. Questo qua. 10 volte il fatturato del tuo e-commerce, e lo trovate anche su Amazon, con Kindle Unlimited. È gratis. Basta darla roba gratis. È una lettura veloce e concisa, nel senso che ve lo portate dietro un weekend al mare, in piscina, lo leggete tutto, e poi dopo dovete andare a approfondire gli argomenti, o farci tante domande durante i nostri webinar. E la seconda cosa è la guida di Giulia sulle landing page, che si sta trasformando in uno straordinario libro che lanceremo a breve. Sì. Perché a noi ci piace dare del contenuto. Siamo proprio, tra l'altro, Luca, al momento dell'offerta. Io sto scrivendo quello di cui parleremo oggi. Il tema di oggi, cara Giulia, è un tema che spessissimo passa in sordina. In realtà è un tema che per le landing è fondamentale, perché è quello che può farti vendere tanto o non vendere nulla. Sì, cioè non ne parla praticamente nessuno. In Italia non ne parla nessuno. No, perché? Però è la cosa più importante che c'è all'interno di una landing. E noi abbiamo detto, cavolo, se è così importante, perché non farci un webinar succosissimo? Esatto. E quindi Luca, l'altra, cioè ci dimentichiamo le cose, l'Alzheimer. Allora, abbiamo, anche lo dobbiamo dire tutte le volte, perché così rimanete fino alla fine, in fondo a questo webinar giusto. Come sempre, un bonus per voi. Quindi, rimanete fino alla fine. C'erano delle slide. Ci sono delle slide che non usiamo mai, però ho fatto la slide. Ma perché noi, ti piace guardarci negli occhi anche se non vi vediamo? Perché farvi vedere le slide quando possiamo far vedere le nostre simpatiche facce? Ci sono anche delle slides oggi che così metterei su. Ma sì, ogni tanto. Questo è il tema di oggi, quindi migliora la tua landing page con un'offerta irresistibile. Tema che in Italia io non ho mai visto trattare da nessuno. Cioè, tutti parlano pubblicità, advertising, poi copywriting, ma nessuno che parla di come fare un'offerta che vende tanto. No, cioè, nessuno. È la cosa più importante. Se conoscete qualcuno che parla di offerte in Italia, fatecelo sapere. Scrivetelo per favore in chat. Siamo curiosi. Noi ancora non abbiamo trovato nulla, anzi. Abbiamo sbattuto contro il tema dell'offerta un bel po' di tempo fa con dei libri di Alex Ormosi, che ha fatto proprio dei libri o comunque del contenuto specifico su questo tema. Sì, Alex ci piace un sacco. Sì. Io lo seguo anche su LinkedIn, fa un podcast molto molto interessante che io ascolto tutte le mattine. E tra l'altro lui non vi vuole vendere niente, perché l'unica cosa che fa è acquisire altre aziende, quindi lui non... come noi regala tutto. Come noi regala tutto.
credo che, vi dico, leggendo i suoi libri, poi Giulia ascolta anche tanti suoi podcast, io ho visto tantissimi suoi video, è veramente una lettura, bar, un ascolto molto interessante. Quindi se potete, ovviamente in inglese, dateci un'occhiata e un'ascoltata. Quindi, diciamo, se dell'argomento, se volete leggere qualcosa, questo è abbastanza... Sì, secondo me lui è molto specifico su questa cosa qui, quindi è interessante leggerlo. Lui ne parla soprattutto a livello magari di servizi, cioè per vendere dei servizi, sì. Però in verità si applica a tutto. A tutto, a tutto. Quindi Paolo dice, siete gli Alex Ormosi italiani. Ci hai anticipato, Paolo, prima che lo dicessi. Sì, soprattutto ci piace citare, insomma, gli spunti da cui, insomma, prendiamo anche questi contenuti. Poi, ovvio, prendiamo un po' di qua, un po' di là, mettiamo insieme, testiamo sulle nostre lenti, sì. E poi vi riproponiamo il tutto, esatto, in italiano. In italiano. Questa è la value proposition del webinar di oggi. Troviamo le cose per voi e poi ve le traduciamo in italiano. Prendiamo soldi per voi, ragazzi. Bonus alla fine, quindi se rimanete fino alla fine, come al solito, il buon Luca e la buona Giulia vi hanno regalato anche un bellissimo bonus. Sì, 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 sì. Allora, partiamo da questa grande obiezione che mi viene fatta continuamente. Cioè, l'offerta, che è il tema di oggi, non è uno sconto. No, no, no. Giulia, va, io parto così oggi. Io parto così, eh. Vai, cattivo. Ci vuole. Allora, l'offerta non è lo sconto. Perché di solito quando noi parliamo con alcuni nostri clienti, con... diciamo, alcuni anche potenziali clienti o persone fuori, no, dal nostro contesto, fai un'offerta uguale, fai uno sconto. No, no, no. Anche, potrebbe essere, sì, anche, sì, ma sì. L'offerta non è uno sconto. No, no, anche perché poi tutti abbiamo la grossa paura, non voglio scontare il mio prodotto perché tolgo valore, ma perché le persone non la prestano, ma non è vero! Ti ho detto che devi scontare, l'offerta non è lo sconto. Ah, parentesi, no. Urliamo nell'immagine. Sì, sì, ragazzi, è vero, lì ha passato un po' il volume. L'offerta non è lo sconto, sì. Cioè può contenere anche uno più sconti, ma non è uno sconto. Quindi, all'obiezione di, perché poi, tra l'altro, quando dovete usare l'offerta, la dovete usare in tutte le landing page, soprattutto in quei funnel che fate magari per scalare il vostro e-commerce, ad esempio. Quindi se io vi chiedo dammi un'offerta, una buona offerta per il tuo e-commerce, non vuol dire dammi uno sconto no, per il tuo e-commerce. No, no. Oggi proprio vediamo tutto quello che potete fare per fare un'offerta che non sia semplicemente scontare il prezzo del prodotto. Non parliamo di sconti. Questo è il primo step. Per favore, non parliamo di sconti. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di questa roba qua. Cioè... di un insieme di prodotti barra servizi, sì, che ti piace, sì. Ti tocco sempre questa l'Alberto Angela del marketing, è un insieme di prodotti o servizi che fa raggiungere al tuo potenziale cliente il suo dream goal, il suo obiettivo. Che okay. Bello, okay. Che bello. Pensa se riuscissimo un giorno a trovare una cosa che ti fa raggiungere l'obiettivo subito, istantaneamente, e non è illegale. Incredibile. È il sogno di ogni market. Quindi, insieme di prodotti e servizi che fanno raggiungere al tuo potenziale cliente il suo dream goal. Questa è la definizione macro di offerta, ok? E, attenzione, una buona offerta va a risolvere tutti i problemi che sono collegati al raggiungimento del dream goal. Poi dopo andremo a vedere, Giulia, quali problemi, sì, okay. Esatto. Però occhio che se io voglio, non ho mai corso in vita mia, ok? E voglio andare a correre una maratona, il mio obiettivo, il mio goal, il mio sogno è correre una maratona, occhio che da zero a correre una maratona ci sono N step, sì, ok? Sì. E anche N problemi che incontrerò. Decisamente, perché... correre 42 km tutto in una volta non è proprio semplice, Luca, mi pare, okay. Mi pare. Quindi, occhio Giulia che, cioè, vedete che stiamo ragionando logicamente su quello che andiamo a proporre. Sì. Cioè, qui è un tema proprio di ragionamenti. Sì, cioè, sì. Non è un
butta giù una roba perché vende di più. No, stiamo ragionando su cosa stiamo vendendo. Esatto. Questa, cioè, tutto il processo di creazione dell'offerta vi fa un sacco riflettere sul vostro prodotto e su tutto quello che lo può contornare. Cioè, quindi è proprio una cosa a livello di strategia, non è che non è implementativa, sì, perché poi sì, l'implementazione è un'altra cosa. Cioè, qui è ragionamento. Sì, sì, ok. Sì. E poi, bello come il sole, arriva l'obiezione del ma io, Luca, vendo su Amazon il prodotto per togliere i graffi dalla macchina. Se non volete far arrabbiare Luca prima che vada in vacanza, non potete dire questa cosa. No. Perché creare un'offerta efficace è proprio quello che serve per differenziarti dalla tua concorrenza, anche se vendi un prodotto che vendono tutti su Amazon. Ho detto, Giulia, una cosa che fa scoppiare l'internet. Sì. Ma, ebbene sì, è così. Cioè, oggi vi do il segreto per differenziarvi dalla concorrenza anche quando sembrate spazzati. Esatto, esatto. Giulia, potete farcela davvero, ragazzi, mi raccomando. Vogliamo fare un minuto di raccoglimento. Raccoglimento per tutti quelli che ogni giorno ci dicono ma il mio prodotto non è diverso. No. C'è il modo per creare prodotto, c'è sempre il modo, ragazzi, c'è sempre il modo per creare un prodotto differenziante rispetto alla concorrenza. Oggi cerchiamo di spiegarvi come. Sì, cioè, dovete essere voi a cercarlo, a trovare quella cosa che vi fa, cioè, fa scegliere il vostro cliente, il vostro prodotto, invece di quello del concorrente, che magari fanno davvero la stessa cosa, ma l'offerta può portare il cliente a scegliere voi piuttosto che il concorrente che vende lo stesso prodotto. Ho le lacrime, io vorrei poi registrare, cioè, questo webinar è registrato... Ogni volta che qualcuno mi chiede partisse, perché credo di averlo ripetuto un miliardo di volte. È sempre così. Comunque, torniamo alla nostra bellissima slides. Quindi l'offerta, insieme di prodotti e servizi, che serve a far raggiungere al vostro potenziale cliente il suo dream goal. E mi raccomando, il suo dream goal, qua non si vede, guarda, il suo dream goal è qua, il tuo cliente parte da qua, ok, e deve raggiungerlo. In mezzo ci sono tanti step, sì, okay, sì, e tanti problemi. Partiamo da questa grande definizione. Okay. Ti piace? Mi piace, mi piace. Per me è chiaro. Scriveteci se anche per voi è chiaro. Okay. Poi dopo andremo nel dettaglio di come si fa a fare questa roba. Sì. Okay. Vado avanti, Giulia. Allora, c'è una regola aurea. Okay. Una regola, il principio fondamentale, Ray Dalio dice sempre, prima di fare le robe cerca di capire quali sono i principi che regolano il tuo lavoro, quello che stai facendo, no? Sì. Quindi c'è un principio che batte tutti, okay, che è il tuo potenziale cliente deve guardare la tua offerta e sentirsi stupido per non comprarla, no? Sì, okay? sì, cioè li dovete... Così, cioè, devono rimanere così a bocca aperta che, cioè, prendili i soldi che io lo voglio subito. Ok, cioè, quindi se avete un dubbio che l'offerta che avete creato poi con il metodo che vi facciamo vedere dopo sia più o meno buona, chiedetevi, ma l'utente, il potenziale cliente, il mio target, di fronte a sta roba, cosa farà? Esatto. Se è in dubbio, ci pensa, non è, l'offerta non va bene. No, c'è ancora qualcosa che non siete riusciti a smarcare, cioè indagate a fondo, cos'è quella roba che gli farebbe scattare? Cioè qual è quella lampadina che gli si accende, prendi, pago subito, adesso, lo voglio adesso. E questo è il principio base, ok, facilissimo. Adesso vi faccio vedere una serie di caratteristiche che deve avere un'offerta fatta per il diverso, ok, così bene o male avete un riferimento per capire se la vostra offerta è corretta o no. Occhio che mi sono dimenticato di dire una cosa, l'offerta, ragazzi, quando create una landing, è sostanzialmente quello che proponete nell'ultima strisciata, sì, in fondo, sì, no? Quando dite, ok, ti ho spiegato più o meno cosa sto vendendo e in fondo dico, ok, c'è questo, esatto, è l'offerta. Esatto, okay? E c'è il bottone per acquistarla, insomma, aggiungere al carrello. Proprio è la riga finale, sì, diciamo. Potrebbe anche essere che la landing sia proprio una descrizione di tutta l'offerta che andate a presentare. Sì, sì, sì. Okay. Probabilmente magari è un prodotto principale contornato da delle altre cose che poi diremo. Brava. Magari la landing quindi in alto ti mostra il prodotto principale, poi sotto ci sono questi altri addendi, chiamiamoli addendi, sì, per, sì, il, sì, momento.
Vado avanti, Giulia, quindi continuo con le caratteristiche che dovrebbe avere un'offerta fatta meglio. Okay. Okay. Il secondo punto è che l'offerta, per essere fatta bene, per essere efficace, deve essere specifica. Sì. Ok? Qui ho messo, mi piace perché te l'ho messo apposta, un cibo per gatti, c'è scritto specific sopra, quindi c'è altro specifico. Poi, cioè, io ti posso fare un esempio bellissimo su questo, perché sì, vai, il mio gatto, dovete sapere, è un gatto, io sono fan dei gatti, e prende dei croccantini che sono monoproteici, quindi okay, perché è allergico a delle cose, in più non solo monoproteici, anche perché è più di una certa età. Quindi cioè, non è un mangiare super specifico. Sì, sì. Quindi, come vedete, quando andate a creare un'offerta, non potete creare un'offerta di croccantini di gatto generica, no, perché non converte quella roba lì, ragazzi. Ce ne sono 2000 poi, cioè, perché lo devo scegliere? Esattamente, ma dovete cercare di segmentare il più possibile il vostro mercato, barra andare a cercare nel dettaglio qual è il vostro target specifico, sì, e realizzare un'offerta piccante per quel target lì, sì, quindi gatti sì, di una certa età che sono anche allergici alla vita, sì, magari anche di un certo sesso, quindi cioè sì, occhio che l'offerta deve essere proprio super laser focus, come dicono sì, in America, sì, perché altrimenti iniziate a fare la guerra del prezzo, sì, che noi non vogliamo in teoria, cioè io non voglio avere un prodotto che l'unica cosa che cioè devo tagliare il prezzo perché devo fare la guerra uguale a tutti, no? esatto. E poi c'è, cioè, avere una cosa super specifica abbatte di per sé, secondo me, anche tantissimi dubbi a riguardo. Cioè, ma va bene per me? Per me o no? Cioè, perché di fronte a una landing con un'offerta generica, con un prodotto generico, sì, le persone si chiedono, sì, ma sta roba qui è giusta? Va bene per me che ho queste problematiche specifiche qui o no? Cioè, sta roba, mi raccomando, è fondamentale. Cioè, fa la differenza tra una landing che converte in carrello 0,2 a uno che converte il 20%. Sì, sì. Okay, la specificità dell'offerta, del prodotto che andate a vendere. Poi probabilmente magari lo stesso prodotto, questo lo diciamo perché magari vi può spaventare, no, il fatto sì, di dire... Spaventa, bravo, perché dice, ah, ma il mio in verità... Va bene per tutti. No, non può andare bene per tutti. Mannaggia no, voi. No, marketing è specificità, esatto, non è generalismo. Specificità. Quindi dovreste avere una landing specifica per ogni target, così potete farci delle ad specifiche per quel target che vanno su quella landing specifica. Quindi vuol dire che devo fare n landing diverse? Luca, se vuol bravo, dire che per fare dei soldi devo fare fatica? Allora, ma io volevo fare dei soldi stando a casa. Anch'io, però non ho ancora trovato il modo. Vuol dire che quindi è difficile. È difficile, ragazzi, questa roba, purtroppo. Però funziona, cioè però, se la fate bene, vi impegnate sì, e fate quello che vi diciamo, se no funziona. Assolutamente sì, perché è proprio è il discorso che facciamo poi tutte le volte, ma il marketing ha quella cosa bella che se siete bravi riuscite a renderlo specifico per determinate persone che si sentono capite, cioè che è come quando vai nel negozio e trovi la commessa che ti spiega benissimo tutto, che capisce il tuo problema, magari ce l'ha lei, ce l'ha sua zia, ce l'ha sua che ne so, sì, e ti sa dare i consigli giusti. Quella è la cosa più bella di tutti. Cioè, essere specifici, non generalisti. Cioè, non vedete le arance c'è una paura, a tutti. Giulia, che l'hai detto bene. Quando noi diciamo questa cosa qui, la prima cosa è, oh, no, il mio prodotto... No, perché va bene per tutti, sì, no. Il primo step che dovete fare è capire qual è il vostro target specifico, sì, vai persona, chiamatelo come volete, e fare una landing specifica per quella roba lì, sì, con un'offerta specifica per quel target lì. Quella è la prima cosa che vi fa convertire meglio. E okay, possiamo darvi un esempio. Secondo me qua c'è l'esempio di Ares, che sì, è chiarissimo. Quando Luca ha pensato alle solette, le aveva pensate per chi gioca a basket. Sì. Quindi il tema era farli saltare più in alto. Sì. Quindi Luca fa le ad per la prima volta sulle solette per saltare più in alto. Con solette che costano 200 euro, quasi 300. Sì. 2,99. E tutti i giocatori di basket hanno pochissimi soldi in tasca. Sì, sì. E quindi convertiva a poco. Esatto, linea, esatto. Quindi Luca si scervella, faccio la cronistoria, e pensa ad un altro possibile target per le solette, che sono le persone che corrono. Sì.
magari anche i triatleti, quindi chi fa quei, ancora più stretta, persone che spendono già tantissimi soldi per comprare biciclette super leggere, certo abbigliamento specifico, quindi persone che possono spendere molto di più e che probabilmente sono più disposti a spendere 300 euro per delle solette. E cosa fa Luca a quel punto? Fa una landing specifica e dell'advertising specifico per chi vuole correre più velocemente. E quante solette vendiamo? Esplode quella cosa, esplode ragazzi, cioè esplode. È questo il punto. La parola esplode, cioè non riuscivamo ad avere abbastanza scatole da mandare via le solette che vendevamo. Quindi, cioè, quanto è importante? Cambia tutto, può cambiare dal non vendere niente a vendere un casino. Ma non sono stato bravo, perché si poteva fare di più, nel senso, il target è ancora più specifico di così, perché runner è un target troppo generico, è runner magari che ha 40 anni, che ha dei problemi a correre a poco tempo, un miliardo di altre specificità. Comunque, importante specificità. Vado avanti, Giulia. Sì. No, una commodity, cioè la vostra offerta non può essere una commodity. Qui vi ho messo, non so se si vede, la tipica pubblicità di una palestra. Allora, io Giulia ti giuro che se riuscirò nella mia vita, vorrò aprire anche dei business offline, perché ovviamente adesso noi ci troviamo bene a fare il nostro lavoro, va benissimo, però vorrei anche provare a aprire dei negozi o qualcosa di fisico, perché il marketing di questa roba qui è veramente penoso. Sì, penoso. Sì davvero, cioè, davvero. Cioè, guardate, le palestre in media è 100 euro trimestre tutti gli ingressi che vuoi. Questa è la guerra del prezzo, è sempre quella cosa di prima, è la guerra del prezzo. La guerra del prezzo. E alla fine sono arrivate le palestre low cost dopo 10 anni che hanno fatto una rasata incredibile. Bravo. Cioè, non c'è più storia per nessuno, perché cioè, tu, proprietario di una palestra privata, non puoi assolutamente competere con il pricing di questi che non pagano neanche i personal trainer che ci stanno dentro. Cioè, cosa vuoi correre? Non puoi competere con quella roba lì. E infatti non devi fare a gara con le palestre low cost sul prezzo, è sbagliato. L'offerta è clamorosamente sbagliata. Ma qual è il problema? Che i proprietari delle palestre non guardano i nostri webinars. Ecco. E quindi sbagliano tutto. Guardate i nostri webinar, create un'offerta convincente per i vostri potenziali clienti e vi staccate completamente da quella schifezza e soprattutto dalla gara contro le palestre low cost, la gara del prezzo basso e così via. Assolutamente sì. Okay. Smettiamola di fare la lotta al prezzo, che nel 2022 basta. No. Prezzo alto. Allora, questa slide va un attimo spiegata. Qui, vedete, ho messo, non so se poi non si vede tanto bene. Roberto dice, io le guardo. Bravo, Rob. Tu, tra l'altro, tu hai una palestra e tu ci guardi, mi hai fatto vedere che stai implementando quello che diciamo. Mi ha fatto vedere, Giulia, Roberto, mi ha mandato una mail per farmi vedere la landing modificata con con tutto quello che abbiamo detto nelle volte precedenti. Ottimo, quindi, bene, bene. Mi raccomando, cercate di mettere, magari all'inizio è difficile mettere subito in pratica tutto, però un po' alla volta, un po' alla volta, un steppettino alla volta si migliora tanto, ragazzi. Sì, ma poi anche solo iniziate a pensarle alle cose, cioè ragionate su sti concetti, ragionate sulla vostra offerta attuale com'è. Cioè, a cosa sto vendendo? A chi mi rivolgo? Iniziamo a farci queste domande, facciamo delle domande ai nostri clienti, perché se ce li avete già, sono un pozzo di conoscenza infinita. Sì. Tra l'altro, Rob, non so se hai sentito prima quello che abbiamo detto, ma ti consiglio uno dei libri di Alex Ormosi che parla proprio della strutturazione dell'offerta specifica per le palestre. Sì, sì, perché lui è partito proprio dal vendere da servizi alle palestre. C'è un libro che, tra l'altro, credo che sia gratuito, sta roba qui, perché lui tutti i libri li dà con Fondo al Limite, da anche lui gratis. Sì. Leggitelo, perché è veramente, veramente bello e ti spiega come fare un'offerta specifica per una catena di palestre o per una palestra. Super meglio di così. Qui, Giulia, ti ho fatto una slide perché la questione non è avere il prezzo più basso di tutta la concorrente, cioè se parti con questa logica sbagli. Sì. Anzi, la questione è cercare di avere il prezzo più alto possibile, poi ti faremo vedere come. Ma con un senso, con un ragazzi, senso, non è alziamo i prezzi perché vogliamo alzare i prezzi, qui c'è un senso. La minchiata, scusatemi, di Big Luca che dice
il high ticket, se non vendi high ticket sei un pirla, è sbagliata, è una roba completamente decontestualizzata. Sì. High ticket ma con un senso, cioè ci deve essere un valore tale per cui il prezzo sembra molto basso rispetto a quello che state cercando di vendere. Questo, il senso è questo, ok? Quindi qui vedete lo stesso videocorso, okay, questi sono della nostra piattaforma FitnessX, un videocorso che noi attualmente vendiamo, Giulia, a quasi 400 euro. Esatto, sì. 199 per dare un'idea. Quello era il prezzo del lancio, perché abbiamo fatto un'offerta. Un'offerta di lancio. Però se io vi do due videocorsi, uno ve lo propongo a 10 euro, ok, e uno ve lo propongo a 200 euro, 199 euro, è molto probabile che il videocorso da 10 euro non siate molto stimolati a guardarlo, perché lo comprate così sull'onda della voglia di comprare qualcosa, dell'eccitazione, della dopamina, poi non lo guardate neanche. Quanta gente compra libri, videocorsi, cose... E non si mette neanche l'impegno di aprirli una volta, li compra per soddisfare il bisogno personale di dire l'ho comprato. Sì, dopamina ai massimi livelli. Sì, okay. Sì. 10 euro non lo guardate neanche. 199, 500, 1000 euro, 10.000 euro vi spronano molto di più. Decisamente, a usufruire del videocorso. Sì, sì, sì. Okay. Anzi, poi dopo lì viene anche tantissimo il risultato che ottenete, ecco, da quel videocorso, cioè, da quel prodotto. Cioè, purtroppo, se comprate una roba da 10.000 euro, un videocorso di 10.000 euro, è molto difficile che non ne usufruiate. E che non lo troviate straordinario. Cioè, purtroppo funziona così, ragazzi. Cioè, siamo proprio succubi del valore che diamo alle cose rispetto a quanto le paghiamo. È proprio un bug del sistema. Psicologia, sì. Un bug del sistema. E quindi cosa succede, Giulia? Che ne usufruiamo, percepiamo molto più valore del prodotto a un pricing molto basso e quindi automaticamente quella roba lì è meglio. Sì. Sì, decisamente. Okay. Funzionerà così. Quindi quando potete, e vi spieghiamo dopo come, cercate di mantenere il prezzo più alto possibile. Sì. Okay? Assolutamente. Non prezzo a caso alto, ma prezzo ragionevolmente più alto possibile e dopo vi faremo vedere qual è la logica. Sì, dietro. Esatto. Ok? Vado avanti, Giulia. Tra l'altro qui ci sarebbe da dire, ci sono un miliardo di cose da dire. Le persone che comunque sono contente, hanno usufruito del vostro prodotto, lo usano, bla bla bla, avete anche meno poi customer service. Assolutamente, poi loro ne parleranno bene con altre persone. Cioè, quindi è una serie di catena proprio positiva che vi porterà a questa scelta. Sì. Comunque, ripeto, un prezzo alto sensato rispetto poi a quello che vedremo dopo, non è il prezzo alto per il gusto di dare il prezzo alto. Scusate, fatemi l'orecchio, devi andare a fare in quel posto, secondo me, quando dici dalla legge, scusami Giulia, sono in digiuno da ieri, fatica, mi scappano delle parolacce. Gli zuccheri qua. Vabbè, vado avanti. Ecco, l'ultima caratteristica è che prima di alzare il prezzo all'inverosimile dovete fare questo ragionamento, che dovete alzare il più possibile il valore che date all'interno dell'offerta, okay? Questo è un concetto che vedremo dopo come fare, però dovete, cioè se vendete un prodotto a 1000 euro ci devono essere all'interno prodotti o servizi che sono a un valore più alto di 1000 euro, questo è il giochino. Sì, cioè, occhio che valore è il valore percepito dalle persone, il vostro, cioè, l'effettivo valore del prodotto, perché sono due cose diverse, cioè, non è che vi stiamo dicendo vendete una roba che state pagando di più a meno, quello è un altro discorso. Qui stiamo parlando del valore che le persone percepiscono nella vostra offerta, quindi ci sono dei bonus che magari... cioè per voi hanno un costo bassissimo, ma per il cliente hanno un valore pazzesco. Al cliente svolta, cioè brava, hai fatto proprio l'esempio giusto. Cioè bonus che a te proprio non costa niente neanche fare, quindi dei PDF con delle checklist che spiegano che cosa una persona deve fare, che per l'utente finale hanno un valore incredibile. Esempio, no? Se tu, Roberto, leggi il libro di Ormosi che lui ti dà gratuitamente, se lo leggi, da dentro ci sono talmente tante informazioni che se tu riesci a metterle in pratica,
ti posso assicurare che ti svoltano la palestra. Cioè, sì. Te lo posso assicurare, sì. Perché c'è veramente tanta, tanta roba. Quanto vale quella roba lì? Cioè, se da domani ti raddoppi il fatturato, quanto vale quella roba lì per te? E questo è l'argomento. È assurdo. Cioè, le persone percepiscono un valore dalle cose che volete vendergli. E quello, è il cioè, quel valore lì deve essere comparato al prezzo a cui lo vendete. E loro devono percepire che c'è così tanto valore, sì, sì, che il vostro prezzo è troppo basso. C'è una discrepanza, sì, c'è una proprio, sì, discrepanza del prezzo, sì, tra il prezzo a cui, diciamo, date voi un prodotto e il valore, che deve essere molto più alto. Cioè, ricordatevi la slide di prima, del shut up and take my money, no? Esatto. Cioè, c'è talmente tanto, tanto valore dentro che per questi soldi qui è regalato. Questa è l'idea. Sì. Poi non dovete cadere nelle pratiche di marketing sfigate che ci sono in giro, dove valore un miliardo solo io per oggi. Io quando vedo quelle offerte, carga. 27 euro, ma valore dei bonus 1500. Dovrei bastonarvi. Cioè, ma si fa marketing così? No. Cioè, si fa marketing. Cioè, deve avere senso. Cioè, anche perché poi la gente non è stupida, nel senso, no, dice, perché 27, non è perché me lo stai vendendo a 27, cioè, euro? Ma cioè, sei scemo proprio, no? No. Cioè, valore di un ebook, valore 1000 euro. Ma per cortesia, cioè, sì, ci deve essere proprio dentro la rivelazione di questo mondo. Okay? No. Non si fa così. Okay. Vado avanti, Giulia. Allora, come facciamo a creare un'offerta convincente, efficace, che vi fa svoltare la landing? C'è un percorso, c'è, sì, un processo da fare. Sì, sì, occhio, sì. Carta e penna. È il momento degli appunti. È il momento, ragazzi, degli appunti. Ah, ricordiamo, Giulia, che, perché me lo chiedono tutti, finito il webinar mi arrivano 10 mail. Ma Luca, io volevo partecipare al webinar, sono arrivato tardi, il lavoro. Mi sono perso quella frase. Allora, potete andare una settimana dopo, sì, sul, sì, nostro canale, cercate, sì, Luca Domeniconi su YouTube, vi iscrivete per cortesia perché siamo ancora indietro. Per e commentate, scriveteci qualcosa, se vi piace, se vi fa schifo, okay, se volete un bottone della vergogna, non so, scrivete qualcosa, ragazzi. Iscrivetevi, dopo una settimana queste live vanno a finire lì. Esatto. Giulia le mette lì sopra. Le carico, okay, con le mie manine. Comunque, carta e penna, momento carta e penna, ragazzi. Non sbagliate, c'è un processo. Non dovete solo scrivere gli step del processo, ma dovete capire la logica. Attenzione, antenne accese qua, bisogna stare attenti. Stare attenti e capire prima di tutto la logica. Allora, Luca, vai piano perché può essere difficile. Ok, parto? Vai, primo punto. Voglio il bottone della vergogna, dove lo trovo su Amazon? Noi dovremmo avere un link affiliato a queste cose, perché secondo me ci potremmo guadagnare, Luca, te lo dico. Sai, Paolo, che sei il 190.000esimo che ci chiede dove comprare, perché effettivamente è bello, è bello. Poi così ogni tanto lo schiazzi ti dà soddisfazione. Allora, occhio, partiamo. Testa dell'offerta, punto numero uno. Dovete sapere qual è il dream goal, l'obiettivo, il sogno del vostro potenziale cliente, okay, e ve lo scrivete, sì, sì, okay. In questo caso, ad esempio, avere un fisico da spiaggia pazzesco, bellissimo, voglio diventare lui, Zac Efron, ok, sì, facilissimo, questo è il primo step, facilissimo, okay. Vado avanti, Giulia, sì, vado avanti. Allora, nel raggiungimento del dream goal, uh-huh, il vostro potenziale cliente parte da un punto, sì, è il punto fuori dallo schermo. Okay. Parte da un punto e deve arrivare al suo dream goal, quello che dicevamo, okay, prima. Sì, ok, sì. Qua in mezzo, mm, qua guarda, qua in mezzo, oggi il digiuno mi fa sbloccare. Qua in mezzo ci sono degli step. Ok. Cioè, sì. Ci sono degli step, ragazzi, se dovete correre una maratona, prima di correre una maratona dovete arrivare a correre una 5 km, una 10 km, una mezza maratona e una maratona. Dai. Quindi se volete arrivare al fisico da spiaggia, non è che partite il giorno dopo, vi allenate una volta e avete fatto. Fisico da spiaggia. Magari c'è primo step, riuscire a fare panca con 30 kg. Sì. Poi c'è la panca con 50, con 100 e così via. Tra l'altro, Giulia, questa cosa è incredibile, perché se volete raggiungere degli obiettivi della vostra vita, fate così,
Spiegatemi i micro step che non vale solo per creare l'offerta per i vostri clienti, vale anche per voi, per cioè se il vostro obiettivo, perché anche vostro, è fatturare un tot con il vostro business, ci saranno delle cose nel mezzo, non è che arriverete il giorno più uno a raggiungere quell'obiettivo. Ma è super motivante vedere che in un percorso siamo arrivati alla terza milestone su 7. Cioè, è dire, cavolo, guarda, mi sono impegnato, sono arrivato fino a qui. Sì. Okay? E anche quando lo raggiungete per voi è, ok, ho raggiunto quella bandierina. Sono lì, ho un punto segnato. Sì, ho un punto segnato. Questa roba è, usatela sempre. Io la uso di continuo quando mi devo settare dei goal per l'anno successivo, per il trimestre successivo, quello che è. Perché sono fondamentali, anche nel fitness, cioè, mettetevi dei micro step, dei micro obiettivi. Quando siete arrivati lì, avete sbloccato il livello. Sbloccato il livello. Questo, Giulia, permette al potenziale cliente di capire che avete un'idea di che cosa serve per fargli raggiungere. Sì, e anche lui, che magari in quel momento ha solo in testa, io vorrei avere il fisico di Zac Efron, si fa un'idea del percorso che deve fare per avere il fisico di Zac Efron. Perché... cioè, magari è, l'unico modo che ho per raggiungere è prendere le bombe. No, non è vero, non è che c'è solo quel metodo lì. No, c'è un percorso ben chiaro e dovete voi spiegargli il percorso. Tra l'altro, Giulia, questa roba apre un miliardo di contenuto. Mi viene in mente quella ragazza che ci aveva scritto, state facendo del contenuto superficiale. No, ti giuro, ce n'è talmente tanto da dire, E il fatto che abbiamo fatto un webinar specifico sull'offerta, secondo me, è la prova, no? Che possiamo andare nel dettaglio quanto vogliamo. Qui, quando voi suddividete in step il percorso, occhio che non solo state cercando di costruire una buona offerta, ma vi vengono in mente dei contenuti che potreste usare nelle vostre ad, negli articoli di blog, questa roba qui, se la fate, vi apre un sacco di altre porte importanti. È vero, cioè, secondo me il fatto proprio di ragionare sui vostri prodotti, sulle cose che potete aggiungerci, come renderla migliore, vi fa aprire tante altre scatoline, cioè che è, guarda, questi angoli, perché alla fine quelli lì sono degli angoli, ragazzi, cioè nel copywriting, no? Quelli si chiamano angoli e sono le stesse cose che poi potrete provare anche in advertising, nelle email e come value proposition, cioè si può sfruttare tantissimo. Quindi queste cose fatele sempre quando andate a creare un'offerta, perché vi aiutano dappertutto. Ora qui io ho provato a scrivere i primi tre step di voglio raggiungere il fisico di Zac Efron, ok? Li ho già trasformati, poi, quindi qui vedete, perché questo li ho presi già dalla landing che stiamo facendo, quindi siamo un po' avanti. Però, esempio, la prima cosa che dovete sapere è come fare per aumentare i muscoli e la forza, perché se non lo sapete fate delle cose a caso che non vi portano da nessuna parte. Quindi step 1 è questo. Lo step 2 è capire quali sono gli esercizi che ti possono portare a avere quel fisico lì. Sì, e come farli bene, cioè, perché anche lì magari iniziamo a fare degli esercizi, poi li facciamo male e ti cresce più una spalla di un'altra, sei storto, Poi conosce e acquista l'attrezzatura, cioè che attrezzatura devo avere per diventare così? Esatto. Sta roba non sottovalutatela, perché le persone non lo sanno. Cioè, una persona che parte da zero non sa se è meglio effettivamente allenarsi con gli elastici, allenarsi con i pesi, allenarsi corpo libero, no. Voi dovete dargli una strada precisa che se segue sapete che lui sa che può raggiungere il suo dream goal. Cioè, e non è poco, ragazzi. Non è veramente... neanche per chi magari invece, io già mi alleno in palestra, però faccio fatica ad ottenere quel risultato. Cioè, in n anni che mi alleno ancora non ho fatto quello scatto che vorrei. Non è solo per i neofiti, questo vale per tutti. Quindi dividete in step il percorso per arrivare al dream goal. Sì. Okay? L'altra cosa che dovete fare è, questo qui è un percorso, ok? In mezzo, durante il percorso, anche solo per raggiungere il primo step, troverete tantissimi ostacoli, tantissimi problemi. Ok? Esempio, devo raggiungere i miei primi 30 kg di panca piana, ogni volta che mi metto nella panca ho dolore alla spalla.
che solitamente è sinonimo di un'esecuzione errata. Sì. Questo è un problema che ti può capitare. Quindi scrivete tutti i problemi. Cioè, dovete uscire da questo esercizietto con una lista di robe non infinita, ma quasi. Sì, cioè, sì, deve essere dettagliata questa roba. Cioè, dovete sapere effettivamente in questo percorso quali sono tutti gli ostacoli che il vostro cliente può incontrare. Sì, tutti. Li dovete scrivere, sì, tutti. Vi prendete un pomeriggio, 3 ore, quello che è, e li mettete tutti, li scrivete tutti. Fidatevi che sta roba funziona. Perché? Perché vi state mettendo nei panni del vostro potenziale cliente e di tutti i problemi che potrà incontrare. Problemi, ragazzi, che deve risolvere. Cioè, se vuole arrivare al suo dream goal, deve capire come fare la panca bene, perché sì, difficilmente se no ci arriverà. Okay? No. E dopo quindi se la prenderà con voi, perché dirà, ah, allora sì, nel videocorso sì, non me l'hai venduta bene. Quindi, dovete esplicitare tutta questa roba. Fate un listone. È il listone dei problemi, step, problemi. Ok? Vado avanti, Giulia. Yes. Poi che cosa fate? Avete fatto il listone, ad ogni problema barra ogni step andate a mettere la soluzione o le soluzioni che possono risolvere quel problema. Sì, sì, perché occhio lì. Sì, esatto, infatti quello che volevo dire è proprio non è che ad ogni problema esiste solo una soluzione, anzi sarebbe troppo sì, semplicistico, sì. Cioè un problema, per esempio, il fatto che fa l'esecuzione male degli esercizi, come non può è risolto? Come può essere risolto? Posso fare una consulenza con qualcuno che mi guarda? Posso farla live oppure posso anche mandare un video a qualcuno che me lo corregge a distanza. Posso avere un video? Posso avere un video che mi fa vedere nel dettaglio come. Oppure anche posso avere un'immagine con devi stare attento qui. Cioè, non un ebook. Un libro fisico. Sì, sì. Cioè, quindi occhio che la soluzione di tutti i problemi che ha il vostro potenziale cliente per arrivare al suo obiettivo, le soluzioni possono essere tante, anzi solitamente sono tante. Che cosa dovete fare a quel punto? Quindi avete tutta la lista dei problemi, tutta la lista delle possibili soluzioni, sì. Quindi c'è un bel lavorino. Sì, 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 e lì c'è, non è una roba che ci mettete un attimo, sì, purtroppo. Sì. Franz dice, ma voi non andate mai in ferie? No. Franz, io tra poco vado. Io sono già andata, già quindi stata, virgola, quando torni a trovarci? Infatti, Franz, noi non ci siamo dimenticati che tu ci devi ancora dire tante cose. Sì, non ci dimentichiamo. Comunque, fate tutto il listone, ok? Poi, che cosa succede? Dovete andare a prendere una, per ognuno di questi problemi, la sì, soluzione che a voi tendenzialmente costa meno, ma che dà il maggior valore alla persona. Esatto, okay? Esatto. Fate un match di soluzione e problema e anche di quanto costa a voi effettivamente dargli quella possibile soluzione, perché metto l'esempio di FitnessX, noi non possiamo offrire un servizio di un personal trainer che va live a casa di ogni persona a controllare l'esecuzione. No, non ci guadagneremo nulla, no. Quindi dobbiamo dare qualcosa che a noi costa relativamente poco, però che dà tanto valore aggiunto. Occhio ragazzi, cioè ora prendete tutto quello che ho detto fino adesso, occhio sì, che se stiamo partendo dalla vendita di un prodotto, occhio che qui saltano fuori N prodotti o N servizi. Esatto, esatto. È proprio quello che dicevamo prima. Questa offerta non è solo un prodotto, è tutto quello che gli può girare intorno per risolvere i problemi che il vostro cliente si troverà ad affrontare nel raggiungimento del suo obiettivo. Occhio, allora vi faccio degli esempi perché cioè, questo qui è un passaggio fondamentale, sì, un passaggio fondamentale soprattutto se vendete dei prodotti fisici su un e-commerce o se li vendete su Amazon, per demolire la concorrenza. Uh-huh. È un passaggio fondamentale questo, ok? Esempio, partite, avete un e-commerce di prodotti per la cura dell'auto, mi piace tanto. A Luca piace. Esempio, state vendendo un prodotto per la lucidatura dell'auto. Okay. Okay? Quindi il beneficio è avere una macchina lucida in modo tale che tutti vedano quanto è bella. Okay? Bello. Ora, partendo da questo beneficio, da questo prodotto, se voi fate tutto questo giochino, sì, okay, vengono fuori altri prodotti o altri deliverable, chiamateli come volete, che potete vendere insieme al vostro prodotto principale, sì,
nella vostra offerta. Assolutamente. Okay? Esempio, se io parto dal dream goal di avere una macchina super lucida, cioè che fa veramente girare le teste, e questo è come sono bravo a fare girare le teste. Se la cava Luca con il copywriting. Grande copywriter. Se partite da questo dream goal e partite anche dal mio attuale livello di persona che non è competente nell'ambito della lucidatura, non è un esperto, non gli piace, ma non è che lo fa per professione. Ci sono N step, cioè non c'è solo lo step di prendere il prodotto e di usarlo. Non c'è solo lucida. Anche, anzi, perché magari fare solo lucida può anche fare peggio. È controproducente, sì, occhio che c'è. Ci sono N step, tra cui anche capire se la tua macchina va lucidata e come va lucidata. Sì, sì, assolutamente. Perché rischiamo di fare... No, rischi di rovinare la macchina, cioè è pericoloso. Rischiamo di fare, di avere delle problematiche sulla macchina importanti. Sì. Quindi se voi suddividete il percorso in N step con tutte le problematiche che vengono fuori al potenziale cliente, occhio che non state vendendo solo la cera o solo il lucidante, non so come si chiama. Se non lo sai te, di sicuro non lo so io, ma che magari ci domani. State vendendo anche un ebook che spiega come fare. State sì, un video che ti mostra tutti i passaggi che devi fare prima di usare quel prodotto lì. Cioè, oppure mi viene anche solo in mente una specie di quiz, tipo metti la marca della tua macchina che ti dice quali prodotti devi usare per ottenere il massimo risultato. O la quantità, Giulia, sì, o la durezza, no, di quanto devi andare forte con la lucidatrice. Quindi occhio che passate da vendere un prodotto a venderne N. Assolutamente, cioè cambia tutto. Sì, ma chi la fa? Chi la fa sta roba? Nessuno. Tutti vendono il loro prodottino X al prezzo Y, che se va bene al Black Friday lo scontiamo del 20% e siamo tutti felici e contenti. Cioè, ragazzi, così... Io ragazzi piango. Lo fanno tutti, lo fanno tutti. E voi, dopo, a quel punto, l'unica cosa che potete fare è fare la guerra del prezzo. L'unica cosa. Io non riesco a vendere su Amazon, stai vendendo quello che vendono gli altri, magari anche a prezzo più alto. Non si fa così. No, non si fa così. Non ci fate piacere. State vendendo un pacchetto di prodotti. Esatto, okay. Esatto. Franz dice, arrivo tardi, ma è sempre stato il mio problema nel delegare i copy. Quanto bilanciare la spinta sul pain e scusate, mi si è spostato tutto. Quanto sulle soluzioni? Come trovo il giusto balance? Allora, io Franz non ho... Tu Giulia hai capito nel dettaglio cosa ci chiede Franz? Cioè, secondo me lui chiede, a livello proprio di testi, di copywriting, quanto spingi sul pain e quanto sulla soluzione invece? Cioè, il caso del nostro videocorso. Quanto spingi sul fatto di sei secco, piuttosto che quanto spingi sul fatto che il nostro videocorso puoi diventare grosso? Allora, io Franz, perlomeno per come costruisco le landing, faccio tutta una prima parte sul pain. Sì. Ok? C'è una parte in cui clamorosamente spingo sul pain, perché utilizziamo comunque un metodo che è il metodo problema, agita, risolvi, no? Sì. Un pass, che è fatto così. Quindi spieghi il problema, lo agiti, quindi vai di brutto e poi dopo dai la soluzione, quindi vai a esplicitare l'offerta. Esatto, nelle ad, sì. Noi facciamo principalmente così, cioè almeno nella prima parte c'è sempre più il problema che può avere il potenziale cliente, insomma. Sì, quindi non so se ho risposto alla tua domanda, sì. Però è quello, cioè quindi il pain lo agitiamo sempre abbastanza, sì, sì. E dopo andiamo con tutte le soluzioni. Esatto, sì. E nel tuo caso, insomma, c'è tanto da agitare, perché tu risolvi un problema, insomma, abbastanza sentito, che è il problema, se stiamo parlando della caduta dei capelli, è un problema molto sentito, ma comunque anche l'epilazione è un problema sentito, perché farsi, ad esempio, un laser per non ottenere niente, oppure per avere dei danni alla pelle, esatto. Insomma, è un problema, non è la lucidatura della macchina che al massimo fai qualche righetta, lì proprio è, insomma, qualcosa è personale. Di più personale. Paolo dice, il pain point generalmente basta citarlo nelle soluzioni benefici invece di scavare per bene, faccio per esempio utilizzando la tecnica So What, perché dici sempre cosa c'è di buono per i consumatori, almeno questa è la mia visione, facendo un contatto con tutti i pain e le soluzioni subito sotto per esempio. Noi, ti dico Paolo, andiamo molto nel dettaglio dei pain, sì,
cioè quindi la prima parte della landing è sostanzialmente problema e accettazione del problema. Esatto, okay? Esatto. E poi dopo comunque lo vai a riprendere perché dici ok, hai questo problema e questa è la soluzione. Secondo me sono anche, cioè probabilmente due landing in due punti della customer journey diversa, cioè sì. Mi immagino anche che chi deve vedere prima un problema magari è meno consapevole e invece il beneficio davanti può essere messo a chi è già più consapevole del problema. Sì, va valutata molto quindi anche la landing in che parte della customer journey, perché parte della customer journey è stata creata. Esatto. Perché se siamo molto in fondo, alla fine non serve enfatizzare ancora tanto no, il problema. No, probabilmente cioè, sei così consapevole che allora ti devo solo spiegare, solo, tra virgolette, sì. Spiegare i benefici che otterrai acquistando la mia offerta. Sì. Quindi Paolo, occhio perché... È vero quello che ti ho detto perché io ragiono sempre su una landing a domanda latente, ok? Per cercare di convertire il traffico freddo che è quello che ti fa scalare. Poi non è detto che sia così perché se sei molto vicino all'acquisto puoi andare già direttamente sulla soluzione che sì, se ne frega sì, del sì. Pain, ormai il pain l'hai già... Poi la cosa della verità qua è fare un test A/B. La verità è lo diciamo sempre. Non abbiamo ragione mai, infatti dei test A/B e esatto. Quello risolve sempre ogni problema. Qualunque dubbio. Io faccio fatica a trovare il modo di dirlo, dice Sabrina. Ciao Sabrina, di insegnarti spagnolo è pieno il mondo. Evitare di ripetersi è un casino. Sabrina, devi assolutamente provare a fare il giochino che abbiamo fatto prima. Sì, provare, sì. Metterti giù. Fai, riguardi magari il webinar, prova a scomporre il percorso, sì. Prova a trovare soluzioni diverse. Quali sono tutti gli step che una persona deve fare per arrivare a parlare spagnolo bene quanto un madrelingua? Sì, non so, sì. Faccio l'esempio. Quello è il goal finale, nel mezzo ci sono tanti altri step che le persone devono fare e incontreranno dei problemi che tu conosci benissimo essendo un insegnante, quindi magari la pronuncia. Oppure la grammatica, altre N cose che non so in questo sì. Momento, però prova a scomporlo e pensare quali sono delle cose che tu potresti offrire, dei sì. Servizi, dei bonus appunto, sì. Che potresti offrire in più di qualunque altro insegnante. Occhio Sabrina, anche non one to one, attenzione, questo è un punto fondamentale, perché probabilmente la tua concorrenza spinge tanto sul fatto di essere presenti sì. Con il tuo... utente, comunque sì. Col tuo cliente. Occhio che tu potresti fare questo, ma dare anche tutta una serie di bonus, come ad esempio dei lavori da fare a casa, dei video da guardarsi per migliorare autonomamente, sì. Sì. Che la tua concorrenza non fa. Quindi, cioè, magari anche inventarsi un metodo che tu puoi erogare con dei video che la tua concorrenza non fa. Sì, sì, cioè, non so, offri un servizio su WhatsApp per cui ogni giorno ci scambiamo un messaggio parlando di un argomento sì. E lo facciamo in spagnolo e io ti correggo le cose che hai sbagliato. Sì. E, cioè, questa è una cosa interessante, secondo me, che io non ho mai visto, poi non so, magari tu dici di sì, oppure comunque quello che ha scritto Giulia adesso è interessante, cioè specifico per un determinato campo. Sì, quindi stringere molto sì. Il mercato. Esatto, cioè, quello che dicevamo prima, sì. Essere specifici per un target. Sì. Nel dubbio, quando comunque non riesci, prova a fare il processo, fai tutto quello che ti abbiamo detto, quando non riesci a fare così, allora stringe ancora di più il mercato. Sì. Stringe ancora di più perché tu sei l'insegnante di spagnolo per i professionisti, per il business, esatto. Per, vai ancora più specifica, per quel determinato target. Sì, 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 okay? Sì, sì. Perché così non hai concorrenza, o comunque sì. Ne hai molto, ma molto di meno. Okay? Quindi riguardati quello che abbiamo detto, prova a farlo, se non ce la fai, stringi. Stringi. Poi io non sono d'accordo con Giulia, perché... Ah, c'è della polemica! C'è della polemica familiare. Cioè, quando io ragiono, poi magari lei è d'accordo con me sì. Dopo che l'ho detto. Vediamo, vediamo. Non posso vedere così. Ci prendi le volte. Allora, quando io vado a provare a costruire il percorso, comunque tutta l'offerta, cerco di inserire dei bonus o comunque delle soluzioni per i sottoproblemi che possono essere più scalabili possibile. Ah, okay. In WhatsApp io non lo farei perché vuol dire che ci devi stare dietro tu. Ma io farei ad esempio dei video specifici per andare a limare quelle problematiche che trovi di continuo che ti fanno perdere un sacco di tempo. Perché ad esempio la pronuncia delle parole base
fatta male, quindi ti faccio un video e tutti i giorni guardati quel video e prova a ripetere bene le parole. Ci può stare, ci può scalabilità stare. First. Sì, 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 può essere. Però se tu invece offri un servizio, adesso qui c'è la polemica, rimbalza, è così specifico per un certo tipo di businessman che hanno bisogno di parlare davvero bene, sì, allora... e lo fai pagare così tanto che ti puoi anche permettere di fare il WhatsApp uno a uno, perché hai 5 clienti al massimo, sì. Che però ti pagano tanto ogni mese. Si fa, ti giuro Sabrina, cioè bisogna, Sabrina, bisogna mettersi lì con la testa un attimo e ragionare, sì. E se non ce la si fa stringere. Sì. Vado avanti Giulia? Sì, sì, sì. Qui ho fatto un esempio perché poi tutta questa roba che ho detto prima si traduce in soluzioni, quindi in prodotti o servizi, quindi in deliverable, no? Sì. Che vanno a comporre la vostra offerta. Decisamente, okay. Quello che abbiamo detto prima, quindi in fondo, no, ci deve essere tutto quello che mettete insieme in questo bel pacchettone, che sono tutti prodotto principale e tutti sotto bonus. Tutti sotto bonus, sotto prodotti dell'offerta. Esatto. Esempio, in questo caso è lo step 2, che era appunto come fare, a, cioè essere bravi a far bene gli esercizi. Sì, okay? Sì. Quindi ricordate, step 2 è devo imparare a far bene gli esercizi, sennò non diventerò mai come Zac Efron. Come vedete, impara l'esecuzione degli esercizi che aumentano l'ipertrofia, che è la massa muscolare, la forza. E il primo bonus, o comunque il primo prodotto che andiamo a vendere, è un video che spiega esattamente come sono gli esercizi fondamentali. Ok? Occhio che metto un dettaglio in più. Attenzione. Attenzione, dettaglio in più. Ok? Quindi vedete step 2 e 2A e il primo prodottino, sì. Primo sottoprodottino. Sì. Occhio che ogni sottoprodottino deve dare un risultato immediato specifico. Attenzione. Questo è proprio quello che dicevamo prima, cioè ogni persona nel loro percorso da zero a Zac Efron affronteranno n problemi, n step, e ogni step voi dovete essere bravi a dargli un risultato immediato, cioè dovete dargli la concretezza di tu fai questa cosa, usi il mio prodotto e ottieni questo risultato, il sì. Più velocemente possibile. Risultato immediato, ok, cioè tu guardi quello sì. E... non dico subito, ma praticamente subito capisci come raggiungere quella robina lì. Uno viene anche molto ingaggiato da questo sistema di proporre i prodotti, perché capisce che facendo esattamente quella roba che voi dite di fare, leggendo quell'ebook, guardando quel video, parlando con Sabrina su WhatsApp, riesce a sbloccare esatto. Quello specifico livello del giochino. Esattamente. Potremmo fare una sorta di gamification, sarebbe carino. È bello, è bello. È bello anche trovare lo stimolo, cioè dovete dargli uno stimolo a queste sì. Persone. Loro devono vedere Zac Efron e dire io posso diventare così facendo fare, quelle cose. Posso fare con tutti sì, questi step esatto. E con dei risultati immediati. Nick, la tua domanda che ho già letto mentre parlavo, incredibile. Ah, riesci a leggere e parlare. La tua domanda è una domanda strategica. A più ad alto livello sì. Che potrebbe avere diverse risposte, te la darò al volo, ci si potrebbe costruire un webinar sopra sì. Lo faremo sì. Quindi beccati questa risposta ma c'è dell'altro sì. Okay, fatela piacere un po' così. Allora Nick dice: secondo voi per vendere un prodotto ad alto prezzo è necessario vendere o regalare un prodotto di front-end tipo cartaceo informativo oppure catturare solo il lead e metterlo in contatto con il venditore, cioè che cosa devo fare? Cosa devo fare? Qui si apre un mondo, caro amico. Allora, questo è... allora, la risposta più facile è questa roba va testata. Esatto, ti volevo dire, dipende. Questa roba va testata, cioè andrebbero testati entrambi i funnel. Sì. Cioè questo è quello che dovrebbe dirti uno che non ti sta prendendo in giro. Esatto, okay. Esatto, perché in base al tuo business, in base ai dati, eccetera, io non ho la soluzione in tasca che la tiro fuori e gioco la carta del prodotto del front-end o gioco il venditore al telefono. Dipende troppo, dipende troppo. Ma ti posso costruire un mini ragionamento. Te lo posso costruire, si può smontare, però io ragiono così. Allora, probabilmente un prodotto ad alto pricing ha una customer journey lunga. Cosa vuol dire? Che la persona che compra un prodotto da 1.000 euro, 2.000, 5.000 e così via, non lo compra pronti via. Mm. Non è che si sveglia oggi, vede la tua pubblicità e lo compra, ma ci deve ragionare un po' sopra. Sì. Okay, quindi parto da questo fatto. Poi può essere vero? Magari anche no. Ci sono casi in cui non è vero. Gente che
ha migliaia di euro da spendere, lo compra al volo, però nella stragrande maggioranza dei casi è così. Ora, quindi questa persona qui ci metterà molto tempo e io devo trovare il modo di convertirla, ok? Quindi non andrò probabilmente a regime subito con sta roba qui, ci vorrà un certo tempo. Mm-hmm. Se io parto con un prodotto di front-end, poi faccio nurturing, poi dopo provo a vendere il prodotto di back-end, ci metterò più tempo. Sì. Il test probabilmente più facile da fare, più veloce, è fare la seconda parte di quello che dici tu. Quindi fare una lead gen, fare del nurturing, fare una lead gen subito di quel prodotto lì. Sì. Poi Giulia, tu non puoi essere d'accordo. Però le mie rotelline girano. Cioè, intanto. Alla fine, cioè non è che io non ho la verità in tasca, non c'ha nessuno. Si fanno dei ragionamenti, sì, più o meno probabili, ok? Quindi quello che farei io è fare una lead gen, fare del gran nurturing, quindi prendersi il contatto che già va bene, già hai fatto, insomma, hai fatto uno step importante. Fare del nurturing via mail, via altro tipo di messaggio, via advertising, e provare a venderlo, magari anche in prima istanza al telefono, perché scoprite tante info che non avete, sì, ok? Per migliorare il vostro funnel. Sì. Se questa roba non funziona, allora torniamo indietro, torniamo indietro, proviamo a vendere un prodottino di front-end e quello è il primo, sblocca il primo livello. Se vendiamo quello, poi proviamo a vendere il resto. Okay. Magari col prodottino di front-end, se riuscite ad andarci in patta con i costi di advertising, siete anche dei campioni del mondo. Quindi, okay, ti ho dato un'ipotesi di quello, sì, che è, te l'ho motivata. È la miglior cosa da fare? Sì, bisognerebbe provare. Okay. Sì, sì, sì. Secondo me, dico anche la mia. Allora, a me la scelta del contatto telefonico piace se fatta nel modo giusto, perché ho sempre un po' paura nel fare questa roba, perché quando noi lo facciamo con i nostri clienti, poi vedo che ci sono diverse problematiche, nel senso che chiamare ci vuole tempo, è un impegno e lo deve fare una persona capace a farlo. Va contestualizzato. Esatto. Io parlavo di noi, tu già dici, se lo fa un cliente, poi quelle chiamate le deve fare. Esatto, esatto, deve farle, deve parlarci bene, deve tirarsi giù gli appunti. Sì, sì. Cioè, è un sistema che, se fatto bene, secondo me dà ottimi risultati e può convertire per quel prodotto lì, oppure se uno è bravo al telefono te ne vende anche un altro, non lo so, però va fatto bene, altrimenti secondo me non ha proprio senso neanche provare a metterlo su, ti direi. Mentre un prodotto di front-end con certe strategie lo puoi fare anche senza aver bisogno di una persona che ti sta al telefono. E magari lo vendi. E magari lo vendi. Beh, lo vendi, ci va in patta, Giulia dice. Esatto. Cioè, vedete, alla fine bisogna ragionare su quali sono le implicazioni, esatto, capire se nel vostro caso va bene. Sì. Perché magari tu mi puoi dire, guarda, io ho tantissimo budget a disposizione, allora... Cioè, fai un po' come ti pare, nel senso... Sì. Provale anche entrambe insieme, se ci puoi spendere così tanto. Se hai tanto budget, ti puoi permettere anche di avere dei venditori che chiamano al telefono e quindi momentaneamente sti cavoli del front-end. Sì. Cioè, dipende molto dal caso, però capendo la logica dietro puoi fare la scelta più giusta, comunque che ti porta nella direzione migliore per te. Esatto. È sempre importante capire perché state facendo una cosa piuttosto che un'altra. Esatto. Poi esatto, si modifica, si itera, no? Sì, sì, non è che la prima scelta sarà... La prima scelta probabilmente sarà la più sbagliata di tutti, probabilmente non ci capirai niente, ci capirai davvero poco, dovrai riprovarlo altre n volte per arrivare a un punto. Cioè, questa è la base di come si lavora, nel senso, provate a fare le cose, provate a mettere giù e a farle il meglio possibile, ma non vi fermate nel provarle, nel senso che non partirete mai con la versione migliore possibile del vostro funnel, della vostra landing, della vostra offerta. Le cose vanno migliorate. Sapete qua dentro al Limitless, quando ci mettiamo a ragionare sul lancio dei prodotti, su come fare alcuni funnel, ma sapete che ci si mette proprio faccia a faccia e si prova a spiegare la logica, ognuno, cioè dici tu come faresti? Io farei così, sì, per questo motivo, perché ho visto che il CPC è molto alto, quindi farei così, il costo di lead secondo me in questo mercato è così, quindi forse questa strategia... Cioè, sì, ognuno motiva la sua risposta e molto spesso, cioè, non è che siamo d'accordo, attenzione, no, è proprio questo il punto, cioè si è in disaccordo, si mettono insieme posizioni differenti, si cerca di fare una ragionata per capire qual è la situazione migliore in cui partire.
Partire. Perché non è un arrivo, è una partenza. Ed è anche, secondo me, interessante fare proprio delle ipotesi iniziali. Quindi, brava, cioè, quello è fondamentale. Noi qua cerchiamo di farlo sempre ed è bellissimo. È il toto funnel, noi lo chiamiamo. Quindi all'inizio è, secondo noi, con questo budget, quanti lead facciamo? Quante aggiunte al carrello facciamo? E in base a quello, quanto convertiamo in fondo? E alla fine andiamo a vedere anche chi ha vinto. All'ultimo funnel ho vinto io. Ah, Giulia ha vinto all'ultimo funnel, perché è la, diciamo, più vicina possibile al costo. Ero lontanissima, però ero la più vicina. Però, tra l'altro, sta cosa mi fa venire in mente, Giulia, che nel libro di Ray Dalio, sui principi, lui dice che fa proprio questo, ma lui lo fa in maniera ancora più strutturata di noi, cioè nel momento in cui implementano delle strategie, cosa fa lui? Lui praticamente fa dire alle persone che sono al tavolo decisionale con lui quali saranno gli ipotetici risultati, cioè tu che vuoi fare questa roba, cosa pensi che porti, no? Ok, quindi fanno una sorta di toto quello che succederà. Esatto. Quindi quanto sarà il CPL? Ok, sì. io dico tot, poi succede che mi scrivono tutte queste affermazioni su un documento, no? Okay. E poi vanno a vedere che è successo dopo. Okay. Poi succede che ovviamente, diciamo, ci sarà la classifica di chi si è avvicinato di più, ma la classifica dà un punteggio. Quindi vuol dire, Giulia, che nel tempo le persone più capaci e che predicono meglio, che fanno le strategie migliori e tutto il resto, riescono ad essere più in alto in classifica. E attenzione, il loro voto conta di più. Questo è bellissimo. Avete capito? Sogno. Cioè, questo... Cioè, ma perché bisogna fare sta roba? Perché questo è il punto. No, sì, vai. Cioè, io ho una motivazione mia personale. Sì, sì. Perché così smettete di dire la prima roba che vi esce dalla bocca. Sì, e smettete di credere a quello che urla di più, tra l'altro. Sì, esatto. Perché, cioè, allora, innanzitutto, secondo me non serve mai urlare, ma vabbè. Ma c'è, ci dovete ragionare sulla roba, ipotizzate con dei numeri, perché i numeri vi fanno ragionare davvero sulle cose. Non è, secondo me si fa così perché si è sempre fatto così. Sì, no. Sì. Oppure quello che va di più, oppure facciamo così perché lo dico io, sono il capo. No, ci abbiamo sbattuto Giulia contro, e si fa così perché lo dico io, e da domani fai così, Da domani fai così. No, ragazzi, cioè, un'azienda così non esiste. No. Un'azienda così, chiaro che quando si arriva a un momento in cui si è deciso che cosa fare, si va avanti. Si deve fare. Però occhio che a livello strategico la domanda che hai fatto poco fa, Nick, non ha una risposta che è uguale per tutti qui dentro. No, assolutamente, facendo delle ipotesi. Ha una logica sua e si parte in un punto che non è il punto di arrivo. No. Anzi, è un punto di partenza che potrebbe aver senso. Esatto, questa è l'idea. Esatto. Fate così. Nick dice: capito, ragazzi, faremo dei test, però mi avete illuminato. Bene. Grazie, Nick. La logica è ragionare, cioè la motivazione è quello che ti fa svoltare. Capire perché stai pensando quella roba lì. Sì. Perché scrivere questa cosa e dire: assolutamente. Oh, stiamo facendo questo per questo motivo qui. Giulia, siamo quasi arrivati in fondo perché dicevamo. A ognuno di questi step, di queste problematiche, associamo un prodottino, un servizio particolare. Perfetto. Cosa succede? Che alla fine il risultato è che non avete più un prodotto, ma avete N prodottini o servizi che erogate all'interno della singola offerta. Esatto, ci sarà un prodotto principale e poi quelli che noi andiamo a chiamarli bonus, però potete chiamarli come vi pare, insomma. Potrebbero anche non essere bonus, ma far parte proprio dell'offerta core, quindi della parte fondamentale dell'offerta. Lì è una questione di come vi volete metterla giù effettivamente, però... Questa cosa dà un corpo al vostro prodotto che non è più solo una cosa. Sì. Non è più sto vendendo il lucidatore per la macchina. Sì, non è neanche più solo un benefit. No. Sono N benefit. Esatto. N benefit. Non è più il videocorso per raggiungere la forma migliore della tua vita. Sono N cose. E solo il fatto di aver pensato di mettere insieme più cose aumenta di tantissimo il valore che le persone percepiscono del vostro prodotto, ma davvero, davvero tanto. Provateci, nelle landing che avete fatto, provate a fare tutto questo percorso, a scomporlo, e anche se partite con un'offerta composta da tre prodottini, da due prodottini,
va bene, cioè per partire va benissimo. Assolutamente. Va bene. Poi a riempirlo di roba si fa sempre in tempo. Sì, sì. E ripeto, magari non è neanche, cioè non riuscite a trovare, ad avere una roba che avete già, ma sì, potete proprio crearla apposta per sì, creare quell'offerta. Sì, l'ebook che spiega come usare il prodotto. Un video. Dove spiegate, cioè oltre all'ebook anche il video di spiegazione, un video dove mostrate come utilizzarlo. E le cose sono infinite, cioè dovete mettervi lì e pensare che cosa può aiutare il mio cliente a risolvere più velocemente il suo problema e a raggiungere quel determinato obiettivo. Ma pensa anche, Giulia, un solo video, che differenza fa quando acquisti un prodotto che non sai come... Che devi andare su YouTube a vedere come l'ha usato una persona a caso. Ti do un video fatto bene che in 2 minuti ti spiega che cosa devi fare, cosa non devi fare e quali sono gli step. Quanto valore in più dà una persona? Tantissimo, tantissimo. Anche solo questo. Quindi riprovate a fare tutto il percorso, create i vostri step, i vostri problemi, le soluzioni, create deliverable, compattate tutto in un'offerta, mettete nella landing e provate a vendere. Fate un bel test A/B. Esatto. E vedete quale vende di più. Esatto. E poi venite da noi, cioccolatini, via Emilia 7, Gambettola. Mi aspettiamo. Italia, non Dubai. Non Dubai, no. Allora, vediamo dove siamo arrivati, ma temo quasi in fondo. Questo è il bonus di oggi, ragazzi. Sì, è il bonus di oggi. Quindi, se andate a questo linkettino qui, vi trovate un foglio. Occhio che il foglio che abbiamo creato ha 2 schede all'interno. Esatto, sono 2 fogli. Cioè, è un foglio Excel con 2 tabelle dentro. Non andare, ma c'è solo questa, c'è poca roba. No, non c'è poca roba, sono 2 tabelle. Esatto. In una sono spiegate, sono riassunte le caratteristiche che deve avere la vostra offerta, con una checklist, andate lì, c'è, manca. Se manca non va bene. Male. Se manca, lavorateci sopra. Poi andate di là, nel foglio numero 2, c'è il processo che dovete seguire. Sì, facilissimo. Quello che abbiamo spiegato oggi, effettivamente messo giù lì, così non vi siete persi niente, insomma. Non potete, è a prova di ciglia, non potete sbagliare questa roba qui. E andateci, gratuito, e soprattutto ricordiamo che se andate su www.get-limitless.com c'è una sezione bonus. Esatto, e lì ci sono tutti i bonus dei nostri webinar, tutti insieme dall'inizio, dal primo all'ultimo, e così una volta ve li scaricate tutti, ve li guardate tutti. Sono tutte le checklist per fare bene la landing, per fare bene le ad, tutto il resto. Esatto. Che è una cosa, Giulia, mi viene da dire, molto importante, perché se avete un modo di procedere che a prova di errore, no? Con tutti i punti che dovete fare per creare una landing, un'offerta fatta per il verso, siete abbastanza certi che non state facendo delle porcherie. Per me è utilissimo, cioè ti dà proprio lo schema mentale di come devi procedere, è concreto, sì. Non puoi partire dallo zero, dall'ultimo e poi tornare indietro, no, fai uno alla volta, scendi giù. Paolo l'ha messo anche sulla chat, grazie, bravissimo Paolo. Paolo, grazie, perché noi non riusciamo a farlo, ma facciamo un recap finale. Va bene. Allora, punto numero 1, io me ne andrò in vacanza, vi saluto ragazzi e speriamo di rivederci a settembre. Chissà, magari trasformerò questo webinar in un webinar sui gattini. Mi piacerebbe, quindi, vero? Prossima settimana e quella dopo io non ci sono, ma ci sarà Giulia con dei temi ancora nascosti, Giulia. Allora, di cosa parlerai? Io vorrei parlare sicuramente di tool per landing page, perché per secondo me è un tema molto interessante. Abbiamo detto cosa ci devi mettere, perché le devi fare, tutto, però bisogna anche che stringiamo, nel senso, vogliamo andare anche nel pratico in questi webinar, e quindi ho la persona perfetta per parlare di questo. Ah, ok. E non ne parlo tanto. Ho anche l'ospite. A sorpresa. Ok. Ah, tra l'altro, se avete dei temi, scriveteli qui in chat, oppure scrivetevi a mail, alla mail che abbiamo usato per inviarvi lì questo webinar. Sì. Perché, insomma, sapere di che cosa avete bisogno nel dettaglio ci aiuta poi a fare dei webinar che siano quantomeno ficcanti. Esatto, sì, cioè vogliamo darvi anche le cose che vi interessano. Noi abbiamo una scala infinita di argomenti di cui parlare, però sapere anche cosa interessa a voi per noi è importante. Non vogliamo parlare da soli. Paolo dice buone ferie, Luca, non so se saranno delle buone ferie, Paolo, perché
saranno delle ferie culturali. Io le ferie culturali non andiamo molto d'accordo. No. Perché io sono più per le ferie, spegni il cervello e chi si è visto si è visto. Poi Giulia, non dimentichiamoci che c'è il libro 10 volte il fatturato del tuo e-commerce su Amazon gratuito con Kindle Unlimited, leggetelo, è pieno di spunti interessanti, strategici, sì, per aumentare, sì, le prestazioni di un e-commerce, ma anche in generale di qualunque business che... Sì, che sì, ci sono degli esempi di lead generation che vanno benissimo anche per un business offline. Sì. Quindi, cioè, scaricate. E la guida di Giulia, sempre sul sito www.getmenolimitless.com, c'è la parola a finire questo webinar. Non è detto. E ho dimenticato qualche cosa? No. Sono stato bravo. Ce l'ha fatta, sono Luca è arrivato in fondo a questo webinar. Un applauso. Ragazzi, io e Giulia vi mandiamo un super abbraccione, siete rimasti sempre fino all'ultimo, probabilmente per il bonus, mica per noi. No, un pochino ci volete bene. Vi vogliamo un sacco di bene perché siete sempre tantissimi, rimanete fino in fondo. Buon Ferragosto, perché fra poco è Ferragosto. Ci vediamo, vi vedete con ci Giulia. Ci vediamo con me prossima settimana. Non fate dei danni perché vi lascio comunque in buone mani, fate i bravi con Giulia. Bene. Io vi guarderò dalla Germania, dalla Grecia con furore, da Sparta con furore, ci sarò io che commenterò e farò soprattutto le domande scomode. Ci siamo dimenticati della landing di Paolo. Paolo, mandamela per email, che la guardo. Email, che nel prossimo webinar ci guardiamo, ma tanto tu le landing le sai fare molto bene, quindi... Però la guardiamo volentieri. Sì, io dalla Grecia, dalla Germania farò dei commenti molto molto cattivi, quindi manda. Ragazzi, ci vediamo, vi vedete con Giulia prossima settimana, vi aspetto numerosi. Ore 15, ciao bye ragazzi. Bye, ciao.